penso di regolare i danni di Puccinelli, viene aiutato a rialzarsi da D'Urso, si riprende perciò con il calcio di punizione in favore dell'insieme Ausonia. Pirolotti per il lancio in profondità, ora la palla per Palumbo prova ad accentrarsi, gli portano via il pallone, poi caparbiamente prova a riandare sulla sfera, ma hanno la meglio i giocatori di casa. Può ripartire la formazione di Luciano Corsi, si stende in fase di attacco, poi la palla per Barba, mette giù il pallone, il numero 27 in maglia biancorossa, la palla per D'Urso, palla che termina larga rispetto al palo alla sinistra di D'Angelo, con il portiere dell'Ausonia, l'Ausonia, Ausonia di Mister Amato, che si appresta ad effettuare la rimessa dal fondo. All'ottavo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, quel Francesca Gianni di Roma, zona San Basilio, sempre 0-0 dalla formazione di casa, ossia l'Atletico Lodigiani e l'insieme Ausonia. Avanzerei la linea per ancora un minutino, poco meno, perché c'è un calcio di punizione per l'insieme Ausonia, viene battuto questo calcio di punizione troppo frettolosamente da Prati. Ferma il gioco il signor Ercole di Latina, fa ripetere l'operazione. Sul punto di battuta il numero 6 è capitano Pirozzi, numero 6 capitano dell'insieme Ausonia, di Padron Anelli, di Mister Amato. Guardiamo con la Juniores, ha pareggiato dell'insieme Ausonia 1-1 ieri in casa contro la Nova Autoro Roma, tornando in zona play-out, visto la concomitante netta vittoria dell'Atletico Torrenova 3-0 sul Sora. Non vinceva da circa due mesi la formazione casilina, attacca ancora l'insieme Ausonia. Attenzione, palla per Sonfrilli, si invola verso l'area di rigore, la palla per Palumbo sulla sua avversario, dà la palla indietro per Bianco prova a crossare, viene respinto il suo tentativo di cross, diventa laterale in fase offensiva per l'11 ospite, la palla per Sonfrilli dà la palla a Di Vito, il cross di Di Vito viene respinto, viene deviato in calcio d'angolo da Boninsegna, è il calcio d'angolo numero 3 per l'insieme Ausonia, ne ha battuti due l'Atletico Lodigiani. Tengo ancora un po' la linea per seguire questo calcio d'angolo in favore dell'11 ospite. Al decimo di gioco, sempre 0-0 il risultato qui al Francesca Gianni con i padroni di casa, che attenzione c'è, no, riescono a salvare dalla linea di porta i giocatori dell'Atletico Lodigiani, ma insiste la formazione di Amato. Ora con Rossini che dà la palla a Pirolotti, il cross di Pirolotti allontanato in qualche modo, ancora Rossini, era stato Rossini al decimo minuto del primo tempo ad impegnare Natti con un tiro dalla distanza, non Pirolotti come avevo detto in diretta. Ancora l'insieme Ausonia in possesso palla con Puccinelli, lancio da parte del numero 5 in maglia bianco celeste, maglia bianco azzurra, non ci arriva Bianco, si riprende con la rimessa laterale per l'Atletico Lodigiani. 11 minuti nel corso della ripresa, Atletico Lodigiani 0 insieme a Ausonia 0, ricordiamo che al secondo minuto di questa ripresa Simone De Fofonti ha mandato sulla traversa un calcio di rigore. A voi la linea. Riprendiamo la linea, altri gol che arrivano dall'eccellenza, Casal Barriera Procisterna 0-1 al 58esimo ha segnato Vanini, Formia Atletico Vescovio 0-3 al 50esimo il raddoppio di Battista che firma quindi la sua doppietta, in mezzo il gol di Rocchi al 13esimo, quindi Atletico Vescovio che archivia la pratica Formia, piove sul bagnato per il Formia che scende in classifica visto la provvisoria vittoria del Morolo che sta vincendo in casa dell'Audace, e poi un Formia che sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita con Tufano appena due minuti dopo la realizzazione di Battista. C'è anche il vantaggio del Campus Euro sul campo della Pontigna, l'ultima della classe, al 65esimo di Giovanni.
E quindi il gol di Giovanni che per ora premia il Campus Euro, e anche il Campus Euro scavalca il Formia, il Campus Euro che sale a quota 26, lascia appunto il Formia a 25 in quart'ultima posizione. Ed era il Paliano che sta perdendo contro l'Astrea, anzi no, perché il Vescovio giustamente sta vincendo contro proprio il Formia, quindi il Vescovio che sale a 25 proprio come la squadra della provincia di Latina, e poi il Pontigna che rimane a 12 punti. In promozione, terzo gol della Rustica contro l'Amatrice nel girone B di promozione. Nel girone C invece Angeli porta in vantaggio il Santa Maria delle Mole contro il nuovo Cos Latina. Nel girone D Ceccano Alatri 2-0 e Rocca Priora Colleferro 0-1. C'è il pareggio nel girone A di eccellenza del Falaschi Lavigno, che agguanta il pari nei confronti della Virgola per conto. Il gol al 71esimo, non ci è noto ancora il marcatore. Allora, in attesa di sapere chi è stato a pareggiare i conti tra Falaschi Lavigno e Vigore per Conti, noi rimaniamo sempre nel girone A, ma andiamo a Monterotondo Scalo, all'Ottavio Pirangeli, per sapere cosa sta succedendo tra Real Monterotondo Scalo e Aranova. Eccomi Paolo, siamo giunti al 25esimo minuto di gioco. La partita è cambiata 2 minuti fa quando il Real Monterotondo Scalo è passato in vantaggio con Lalli, il centrocampista offensivo. Ha messo a segno un gol sotto misura, approfittando di un grave barriere difensivo tra retroguardia avversaria. Da dietro è arrivato Lalli, di sinistro, con un sinistro chirurgico, ha messo il pallone nell'angolo basso, dove Ior non è potuto arrivare. Vediamo adesso subito la pronta risposta dell'Aranova, che è in possesso palla adesso con il numero 7, la Ruffa, attenzione, uno dei migliori in campo, la Ruffa, pallone in mezzo per le torri dell'Aranova, respinge con le mani tanti, ancora. Con italiano, il numero 11, la conclusione respinta da Albanesi, questa sua linea di porta, riparte lo scalo adesso con il numero 9, esattamente Baldassi, probabilmente il momento migliore dell'Aranova. Lo scalo è passato in vantaggio grazie quindi a questo gol di Lalli, che potrebbe essere molto molto importante per l'economia del girone del Real Monte Scalo, che potrebbe quindi subito presente al momentaneo vantaggio anche della Monte Spaccato sulla Tivoli 1919. Adesso c'è un cambio nelle file tirreniche, sta entrando sul terreno di gioco il numero 18, Rosati, abbandona il terreno di gioco Rosati ed esce il numero 2, Bagliotto, quindi secondo cambio per mister Gigi Vigna, che lancia in campo il numero 18 Rosati, lasciando quindi, mandando in panchina Bagliotto, quindi secondo cambio per la formazione tirrenica, che quindi dopo comunque una partita giocata quasi ai massimi livelli deve inseguire il gol qui del Monterotondo Scalo, che è andato in vantaggio qualche minuto fa, gol messo a segno di là da Lalli. Quindi caro Paolo, per il momento è tutto, però andiamo a raccontare questa azione, poi daremo la linea agli altri campi. Rimessa laterale per la formazione di casa, che andrà a battere con le laterali di Fiorucci, match win mercoledì scorso nella finale di Coppa Italia contro il Villarro che smonta. Con tasso di gioco si riprenderà con un calcio di punizione della formazione di Bruno Sacca, che ricordiamo nella fase nazionale della Coppa Italia affronterà il Carbonia il prossimo 26 di febbraio. Calcio di punizione per la formazione di casa, andrà la battuta proprio Lalli, autore del gol che sta decidendo qui l'incontro, dell'Ottavio Perangeli. Calcio di punizione di Lalli, pallone scodellato in mezzo per le torri dello scalo, colpo di testa troppo alto da parte del numero 9 Baldassi, quindi si riprenderà con la rimessa da fondo. I minuti sono 28 qui allo scalo, Ramodon 1, Arroba 0, linea allo studio. Grazie a Maglio Vignola, altri gol che ci arrivano dall'eccellenza a girone A, Polisportiva Monticimini Corneto 1-0, decide l'ennesimo gol stagionale di Manuel Vittorini, stavolta a segno su calcio di rigore. Nel girone A di promozione il pareggio del Grifone Gialloverde con Scerrati al minuto 56, il gol del vantaggio del Grifone Gialloverde era stato realizzato da Abruzzetti, poi la nuova Escia Romana ha pareggiato con Scerrati. Cala il Tristil Santa Maria delle Mole, parliamo del girone C della promozione. In
un minuto ha segnato prima Sansotto e poi Spaziani, dopo quindi l'iniziale vantaggio di Angeli. Il punteggio adesso 3-0 per il Santa Maria delle Mole sul nuovo Cos Latina. E allora torniamo da Alessandro Bastianelli, vediamo se è successo qualcos'altro a Montespaccato. Un Montespaccato che adesso è primo in classifica in solitaria, quota 46 punti, segue la Tivoli a 43 e il Real Monterotondo Scalo, che come ci ha raccontato il nostro Maglio Vignola, sta vincendo in casa contro la Ranova. Sì, ancora 1-0 qui al Don Pino Puglisi tra Montespaccato e Tivoli, quando in questo momento scocca la mezz'ora sul cronometro, un quarto d'ora al termine per le Speranze residue della Tivoli, che ha fatto due cambi. Sono entrati Calcagni al posto di Della Guardia sul lato di sinistra e Proietti qui al posto di Fagioli sul lato sempre di sinistra. Attacca ancora la Tivoli, zona cross per Mattei, il pallone basso raggiunto da Benedetti prima degli altri, bravo l'ex Audace a rinviarlo sui piedi di Catese. Catese in profondità a cercare Diego Gambale, l'intervento preciso di Stefano Scardala, il capitano è puntuale nel mettere il pallone lontano dalle grinfie dell'ex Boreale. Un solo duello perso da Stefano Scardala e valso il gol del Montespaccato. Ma davvero gran merito e grande bravura è stata di Diego Gambale, che con la testa, il suo punto forte, ha anticipato l'ex capitano del Rieti, ha fatto gol al secondo minuto. Ancora Tivoli in avanti, Proietti riesce a liberarsi di un avversario, viene anche trattenuto, pallone ancora per la Tivoli, il pallone impreciso, sonore bordate di fischi dai tifosi del Monte del Spaccato. Pallone alto, davvero grande tensione qui nel ring di via Stefano Vaida, il Don Pino Puglisi. Sempre 1-0 il punteggio, ve lo ricordo, per l'ennesima volta fra il Monte del Spaccato, sceso in campo in maglia bianca, e la Tivoli invece con la bellissima tenuta amaranto. Due squadre molto forti, Monte del Spaccato e Tivoli, e che entrambe si contendono la testa della classifica a son di gol e di vittorie. Vince oggi, mette tre lunghezze di vantaggio sull'avversario. Intanto è a terra Amadio con crampi, verrà cambiato, verrà sostituito il numero 22, ex Tor Sapienza, Messina e AS Roma. Giocava con gli allievi della Roma, il giovane centrocampista centrale che ha cominciato l'anno in Serie D con il Tor Sapienza, poi è andato via a novembre, tagliato dalla società giallo-verde che ha fatto piazza pulita di molti giocatori nel corso del mercato dicembrino. Tra questi c'è anche Amadio, un giocatore di assoluto valore, forse mandato via un po' troppo frettolosamente dalla società di Patron Armeni, che sarebbe potuto essere utile in questa seconda parte di stagione. Sicuramente sarà utile al Montespaccato, che oggi si è giovato della sua grandissima prestazione. Entra Jacopo Belardo al posto di Alessio Amadio, quindi 13 minuti scarsi per il figlio d'arte, per il figlio dell'ex allenatore della Romulia, del Sabio. Cambiato per la Tivoli in questo momento. È uscito Simone Mazzatei, è entrato Alessio Virdis, un esterno per il centrocampista centrale. Alessio Virdis infatti va a occupare la corsia laterale di sinistra, Di Bari va a fare il regista accanto a Bellini, mentre Proietti va a fare la seconda punta accanto a Diego Tornatore. Cambia tutto, ma loro liberati. E ora rinvia Tassi, il pallone a centrocampo, deviato per ultimo da Jacopo Belardo, che tocca il suo primo pallone e lo mette fuori. Battisti li mette in campo, Fagioli, anzi Di Bari, percetta Tadic, pallone gettato in avanti alla rinfusa verso Diego Gambale, va a lottare con Scardala, Scardala perde il tempo e poi anticipa di nuovo Gambale con esperienza, il numero 5 38enne della Tivoli, originario proprio della cittadina tiburtina, della cittadina termale tiburtina, tornato a casa Stefano Scardala dopo tanti e tanti anni. Ancora Montespaccato, sbaglia il passaggio su Belardo, va a ringhiare Bernardi sulle caviglie avversarie, la Tivoli riesce comunque ad uscire bene, palla in profondità per la Tivoli, sbaglia l'ex Villanova e Vigor Perconti che non controlla bene il pallone, che sfila fuori, peccato perché deve essere una bella ripartenza questa della Tivoli, quindi di messa, rimette il pallone in gioco verso Catese, la palla è lunga, la intercetta Calcagni, buono disimpegno della Tivoli che esce benissimo dal basso, Calcagni per Tornatore, tutto di prima, magnifica l'azione della Tivoli che si distende sulla sinistra, Calcagni uno contro uno con Tariuzzi, Calcagni cerca il fondo, il capitano la mette fuori scivolata, intervento eccellente del numero 96, ma rimessa Tivoli, partita ancora viva e vibrante, Virdis la scodella dentro sulla rimessa, rimessa lo controlla, lo elude e rinvia per cercare il pallone dal giocatore della Tivoli, Proietti calcia girandosi,
c'era niente da fare per il numero 2, occhio mare, capito? Una buona palla, nata da un disimpegno un po' pigro effettuato da Ginezza, che non ha certamente mandato bene il pallone lontano come avrebbe voluto. Pallone fuori, quindi rimessa per Tassi, ex portiere della Juve, che sta in Romani, in via lontano. Chiedo scusa, Cariuc in posta, palla per Gambale, bello il dribbling con la testa, viene poi sovrastato da Battisti.